Quindi questa mattina abbiamo fatto questa conferenza stampa e nella quale abbiamo voluto in primo luogo, oltre che fare gli auguri al neo sindaco e alla giunta, perché è doveroso questo e pensiamo che sia importante fare gli auguri ovviamente nell'interesse della città, anche se noi come sapete siamo su posizioni politiche molto diverse, ma soprattutto siamo partiti dalle proposte, perché secondo noi quello che dovrà caratterizzare e caratterizzerà la nostra opposizione sarà proprio quello di avere un atteggiamento molto rigoroso, molto fermo, molto rigido e quindi anche di controllo di eventuali conflitti di interesse ed altro. Però al contempo un'opposizione costruttiva, non ideologica, che consenta realmente di far fare di un salto di qualità anche a questa città. Quindi noi siamo partiti dalle proposte. In primo luogo abbiamo trattato un tema importantissimo secondo noi, che è quello della sanità e quello di un bene pubblico, appunto come la sanità e la salute pubblica. E da questo punto di vista una delle prime azioni che faremo sarà una mozione o interpellanza, adesso vedremo, forse un ordine del giorno, nel quale inviteremo il sindaco a presidiare fortemente il tema della sanità, a presidiare il tema dell'ospedale di Branca. Quindi segnalando tutte le mancanze, le disfunzioni, la mancanza di primari, la mancanza di servizi, perché il sindaco ha questo potere, pur non avendo diciamo, un potere diretto di intervento nella sanità, ha comunque un potere di vigilanza sul tema della sanità in generale, dato che è il primo responsabile della salute pubblica a livello locale, e quindi su questo secondo noi il sindaco può fare molto, soprattutto attraverso la conferenza di sindaci che possono addirittura mettere in discussione l'operato del direttore dell'ASL. Quindi chiederemo subito un impegno particolare al sindaco Fiorucci su questo. Al contempo ragioneremo di sviluppo economico. Nel nostro programma abbiamo proposto, tra le tante cose, un polo di ricerca avanzato di trasferimento tecnologico da fare insieme con alcune università per mettere a terra tutti quei saperi che nella città di Gubbio, attraverso le principali imprese, le due principali imprese, ma non solo, attraverso anche altre imprese e la tradizione che abbiamo in termini di lavorazione della pietra e d'altro, cercare di mettere in campo questo polo che possa anche consentire di offrire lavori e quindi impieghi di qualità per i nostri giovani che, come sapete, in molti se ne sono dovuti andare. Metteremo in campo una proposta sui patti di collaborazione perché il Comune ha a disposizione già uno strumento che è stato approvato dal Consiglio Comunale alcuni anni fa per far collaborare la, diciamo, cittadinanza insieme con l'amministrazione, per esempio per la tenuta in ordine del territorio, per la manutenzione ed altro. Girando per le associazioni ci siamo resi conto che in molti ci hanno segnalato la volontà di dare una mano e di intervenire, ma l'impossibilità addirittura qualche volta minacce di non intervenire, per esempio sui parchi pubblici piuttosto che aiuole, piuttosto che altro. Un altro tema che ci sta molto a cuore è quello dell'associazionismo, che a Gubbio ha veramente un fiorire straordinario. Anche su questo, girando nella nostra campagna elettorale itinerante, ci siamo accorti che molte associazioni sono in difficoltà. Sono in difficoltà perché non riescono ad ottenere contributi attraverso progetti, perché hanno difficoltà sulla progettualità, sulla rendicontazione, sui piani di sicurezza nel momento in cui fanno un evento. Quindi è importantissimo mettere in campo questo progetto veramente del forum delle associazioni che consenta di dare vero supporto alle associazioni per promuovere le attività culturali, sociali ed altro. Da ultimo, ma non meno importante, pensiamo anche di mettere in campo un tema che sta molto a cuore a noi, quello dell'economia civile, cioè quello di mettere in campo una proposta e quindi a Gubbio fare un progetto pilota, come hanno già fatto in altre realtà, per mettere a terra per diciamo, mettere in campo quel pronunciamento della Corte Costituzionale che in merito alla riforma del terzo settore, quindi tutto il tema delle associazioni riconosciute, dà la possibilità di mettere in campo questa coprogrammazione e coprogettazione insieme all'ente pubblico. Quindi uscire da questo binomio che riguarda soltanto l'amministrazione e diciamo, l'economia, quindi i privati, ma mettere in campo anche la società civile attraverso questa modalità, tra l'altro appunto sancita dalla Corte Costituzionale. Quindi in generale, intanto le prime proposte, sapendo che poi ce ne saranno delle altre nel corso del tempo. Rispetto invece
a questo Consiglio Comunale noi abbiamo tentato in tutti i modi di dare un contributo, siamo stati praticamente gli unici che hanno fatto delle proposte in termini di contenuti come quelle che raccontavo prima, abbiamo provato anche a dare una mano a sbloccare la situazione perché di fatto tutto il Consiglio è stato bloccato su questioni procedurali. Dobbiamo dire che non ci è piaciuto neanche l'atteggiamento della maggioranza. Da un lato, nella parte iniziale non abbiamo praticamente sentito nessun intervento dei 5 partiti della maggioranza a supporto della relazione del sindaco, anch'essa molto, diciamo, molto scarna e molto limitata dal punto di vista degli orizzonti, e quindi abbiamo avuto proprio difficoltà a conoscere la posizione complessiva della maggioranza. L'abbiamo anche sollecitata, poi a quel punto abbiamo detto come la pensavamo noi. E non ci è piaciuto neanche l'atteggiamento sulla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, anche se ovviamente oltre che al Sindaco Fiorucci faccio un in bocca al lupo a Mattia Martinelli, al Presidente del Consiglio Comunale, però oggettivamente a fronte di una lista che è stata la più votata e che è Gubbio Città Futura a livello comunale, a fronte di due candidati, Jacopo Cicci e Federica Cicci, che sono risultati i primi due candidati, i più votati, addirittura Jacopo Cicci con oltre il doppio delle preferenze dei migliori candidati, ecco, non aver preso neanche in considerazione l'ipotesi anche di un'alternanza di questa figura del Presidente del Consiglio Comunale ci è sembrato sinceramente una chiusura che fa partire male oggettivamente questa amministrazione. Quindi noi saremo qui con grande determinazione, con grande chiarezza, anche con grande lealtà, perché noi siamo una forza leale, metteremo a disposizione le nostre idee, metteremo a disposizione anche i nostri progetti per la città, ci attendiamo altrettanta lealtà e altrettanta collaborazione dall'amministrazione. Per ora non l'abbiamo vista, ci auspichiamo che nel proseguo si possa migliorare questa collaborazione.